Regionale. Alle 19.30 il VIP Sera, l'approfondimento con importanti ospiti in studio e le vostre telefonate. VIP News e VIP Sera, solo su Videogruppo Piemonte. Eccoci qua, questo era, come dire, un medley, perché è partita con In the Sky, poi è arrivata con Cry the Discotheque, che poi è diventata Space di Celebrity Ocean. Tra l'altro vogliamo basta ricordare la Neil che... Roger del sì. Chic che ha fatto questo, ma anche altri dischi come quello delle Sister Lage. Finalmente qualcuno che sa, qualcuno che è preparato, devo dire che non fammi capita. Una domanda, dimmi. Secondo me potremmo fare una trasmissione proprio che parla di musica, quasi questo quasi tizio sì. Qua. Sì. Sto pensando. Barry Edwards era l'altro di Chic. Vabbè. Non so, vogliamo andare avanti. Comunque effettivamente. E non mi ci metto io. Due o tre produzioni che aveva timbrato col suo basso e poi aveva finito. Va bene, comunque allora, questo vogliamo dire che ai nostri telespettatori che chi cantava con la parrucona bionda e bianca e Max, che è la voce degli Area 54, è uno dei cantanti, perché sono sei voci, vero? Sì, siamo quattro. Senti, front, ma questa targa, voci. Ce la lasci? No. Bella però. Dove l'imbarazzo. No, infatti è un po' preoccupato. Era una battuta. Allora, ve la posso lasciare se verrete al nostro spettacolo che apre il tour estivo l'11 giugno. Sì, spettacolo, io prenderò questa targa e ve la consegnerò. Ecco, quindi 11 giugno ad Alpignano. Dove? Alpignano, al GECO, alla prima edizione di GECO Music Festival, dove ci saranno i Dari, ci saranno appunto Area 54, Scorie, c'è anche Pittura Fresca. Pittura Fresca, certo. Insomma, c'è un po' di... Senti, hai detto poco fa che fate anche pezzi dei Rockets. Sì, facciamo Galattica dei Rockets, che apre il nostro medley spaziale, dove noi ci vestiamo, come avete visto, con i caschi di Alien. Io, per chi non sapesse chi sono i Rockets... Dai, facciamo vedere chi sono i Rockets, ma soprattutto diciamo che i Rockets sono un gruppo attivo ancora adesso in Francia. Perché era esatto un gruppo come francese come cugini di campagna continuano non e avevano questa se suonano i Poo possono suonare anche no loro avevano questo modo di presentarsi tutti dipinti di argento e tra l'altro c'era la leggenda metropolitana che uno dei Rockets fosse poi morto proprio perché erano tutte Galattica, On the Road Again erano venuti anche a Torino tra l'altro sì. Ma vediamo Rockets, se yes dunque Rockets. Con la questo è un biglietto da visita che davvero è soprattutto tascabile. Questo quando devi dare un biglietto da visita tiri fuori la targa è molto pratico. Pensano, erano i Rockets, eccoli Galattica e altro. Sì, noi siamo inquietanti all'epoca, devo dire. Adesso oramai siamo abituati, nel senso che non ci spaventa più nulla, no, è molto coreografico sicuramente. Però io ricordo che ci fu gente che non dormiva la notte, ragazzi giovani che hanno avuto delle turbe. Devo turbarmi con tu. Tipo io. Quanti anni hai? Tu, davvero? Reticente l'ospite di questa sera, non ci regala la targa, non dice niente, si mette la targa a zero, fa queste cose. Va bene, ci vediamo tra poco, pubblicità. Siamo di nuovo qui con l'area, con 54. Max Santiglia delle Area 54 che saranno il 28 maggio al pronto soccorso degli artisti che è in via... È in via Oristano. Via Oristano, perfettamente. Cioè, dovrebbe essere Moncalieri. Dietro Moncalieri, Corso Moncalieri, dietro c'è questo locale. Sì, questo è proprio il classico locale live dove si esibiscono... tutti i gruppi emergenti di Torino, ma anche no, infatti si sono... C'è stato anche Lorenzo Caruso che non ha fatto moltissime serate al pronto soccorso degli artisti, insieme anche a Fabiola Cuomo, canzoni italiane in questo caso, insomma parecchie persone, parecchi artisti torinesi passano proprio al pronto soccorso degli artisti, perché è un locale che accoglie... ottima musica, ottime performance, insomma chi vuole può, c'è un biglietto da pagare immagino, no? Ma c'è la consumazione obbligatoria, quindi niente di che, soprattutto comunque c'è un impianto fisso del locale, tarato per il locale, insomma è adeguato al live, perché normalmente ci troviamo
adesso non posso fare nomi e non li faccio, ma la settimana scorsa è stato un disastro con un impianto tarato del locale, ma gente che assolutamente non aveva cognizione di causa, quindi cioè era troppo basso, troppo alto, che cosa succedeva? No, praticamente il mix di tutto quello che usciva dal palco non era preciso, la qualità quindi di non suono si sentiva che insomma, la voce andava benissimo. Alcuni strumenti rimanevano magari più sotto, che dovevano essere magari messi sì, in più quello di salto. Guarda, ti dà, ecco, vedi, si spacca quando è tutto a posto. Sì. L'artista va, ma anche il supporto tecnico va. Lo sai che noi abbiamo altri contributi di Area 54? Ma guarda, uno lo stavo guardando adesso, We Are Family. Sì, sì, questo. Sì, sì, guardiamo. Vediamo e sentiamo. Che c'è la nostra Debbie. Grazie. Debbie. Sister Rage, chic, quel suono, oppure... Sì, no, ma guarda, Area prende, a differenza di tante band 70, noi il 70 lo prendiamo tutto, soprattutto anche la zona rock, quindi arriviamo anche fino ai Kiss. I Was Made la facciamo, ma a volte reinterpretiamo anche dei pezzi che sono in the middle, no? E dandogli un printing un po' più glam. A me piace molto. Vabbè, certo. Allora. Ops. Hai perso il microfono, però. Ho perso il microfono, scusate. No, dicevi, voi reinterpretate, riarrangiate. Riarrangiamo. Glam, più glam. Praticamente si diventa un po' più aggressivo come spettacolo. Tra l'altro questa è la maglietta che richiama il vostro spettacolo, Angels. And Devil. And Devil. Sono due, un'angioletta e una diavoletta. Questo perché c'è il contrapposto, il nero, il chiaro, l'oscuro, il bianco, il nero, il rosso. Ma guarda, il nostro spettacolo in realtà è una piccola rappresentazione teatrale, e il racconto dice che degli angioletti un po' annoiati prendono un'astronave, schizzano in giro per il cosmo, l'universo, si fermano alla Terra e dicono che bello, ma poi cercano qualcosa di più e vanno. Nella? Dove vanno? All'inferno. E Area 54 che cosa richiama? Area 54 è un mashup di due nomi. Area 51, perché a noi piace molto lo spazio, queste situazioni, quindi... richiamo Ziggy Stardust di David Bowie, tutto quello che è una parte di anni 70, e ovviamente il 54 perché abbiamo anche questa vena dance sempre anni 70, quindi noi uniamo le due cose, che
C'è un po' di rock, sì. Ma soprattutto comunque la dance anni 70. Tra l'altro, questo, scusami, ma il vostro spettacolo dura quanto? Due ore? Due ore di spettacolo. Abbiamo sentito Kiss, Chic, Steel Sledge, sì. Poi abbiamo ancora... Lady Marmalade, abbiamo un Lady Marmalade, sì, visitato anche quello poi lì. Poi vorrei avere il tempo di parlare di Joe Morello, perché è sempre...